Oggi partiamo con il capitolo numero 5 che si intitola El Gran Tour. Qui l'autrice inizia con una bellissima notizia che dice così: ho scoperto il complesso del Tempio della Saggezza sul piano spirituale quasi per errore. Stavo lavorando con una giovane di nome John che aveva avuto alcuni problemi fisici. Si chiedeva se ci fosse un luogo nel regno dello spirito dove avrebbe potuto ottenere una guarigione. Non ero a conoscenza di alcun luogo di quella natura, ma sono sempre disposta a sperimentare per scoprirlo. Le altre informazioni in questo libro sono state ottenute da soggetti in trance che si sono trovati nella forma dello spirito quando erano nel cosiddetto stato di morte tra le vite. Questa volta sarebbe stato diverso. Dopo che John entrò nel profondo stato di sonnambulismo, lo indirizzai di proposito ad andare nel regno dello spirito per vedere se poteva trovare un luogo che si occupasse della guarigione e se davvero un tale posto esistesse. Quando finì di contare, John si trovò in un bellissimo ambiente etereo. Fu informato che si trovava in una parte del Tempio della Saggezza, che era un grande complesso contenente diversi dipartimenti: il Tempio della Guarigione, la Sala degli Arazzi e la Biblioteca. Sono spesso delusa perché non posso godere anche della meraviglia visiva di cui godono i miei soggetti. Come un cieco devo affidarmi alle descrizioni verbali degli altri e spesso le semplici parole sono inadeguate a rappresentare veramente le meraviglie che si trovano in queste altre dimensioni. E prima di andare a vedere il Grand Tour attraverso John, le altre dimensioni sono qui con noi, solo che noi non possiamo vederle perché non abbiamo ancora sviluppato la capacità del nostro cervello, è ancora molto limitata, nel senso che noi non possiamo vedere le altre dimensioni, ma sono tu qui con noi. Noi sperimentiamo tre con il tempo, quattro, ma le altre dimensioni sono qui intorno a noi. Noi pensate che possiamo vedere solo l'1-2% di quello che si potrebbe vedere, come si suol dire, nel senso che noi siamo su un'altra frequenza. Ma questo non vuol dire che noi possiamo viaggiare attraverso le dimensioni, infatti lo facciamo continuamente. Continuamente non ci rendiamo conto perché il nostro cervello non riesce a processare i dati così rapidamente, ci sembra di stare fermi, ma in realtà noi vibriamo. Tutto vibra, tutto si muove, ma noi non lo vediamo. Noi vediamo un ritardo di quello che c'è praticamente. Quando vi ho detto 1%, vi ho detto tutto. Andiamo a vedere allora questo Grand Tour attraverso John. Ora sono nel Tempio della Guarigione, è un posto bellissimo, è una rotonda e tutte queste luci brillanti provengono da finestre di gemme che si trovano in alto sul soffitto. Ci sono blu, rossi, verdi, gialli, arancioni, turchesi, ogni colore che si possa pensare, tranne il bianco e il nero. Questi non sono rappresentati qui, ma tutti gli altri colori lo sono e proiettano questi bellissimi raggi di luce sul pavimento della rotonda. Ecco che arriva il guardiano del Tempio della Guarigione. Si avvicina a me, sorride e mi prende la mano. Dice: sei venuto per ricevere un trattamento, vero? La tua anima ne ha passate tante, vero? Quindi il guardiano le dice: stai qui al centro di tutta questa luce e lascia che questa energia luminosa sia con te. Domanda: e a questo che serve questo posto?
Non ci fu alcuna risposta, evidentemente stava sperimentando qualcosa di molto profondo, come indicato dai suoi movimenti corporei e dalle sensazioni facciali. Non ero allarmata perché sembrava essere un'esperienza piacevole. Domanda: puoi dirmi cosa sta succedendo in questo momento? Ancora nessuna risposta. Apparentemente era molto coinvolto dall'esperienza. Tutto il suo corpo sussultò convulsamente diverse volte. Questo andò avanti per alcuni secondi. Dolores, come ti senti? John, le diverse luci turbinano intorno a me e mi purificano. Questo è il motivo per cui non sono in grado di parlare in questo momento. Domanda, volevo solo assicurarmi che tutto fosse a posto. È una bella sensazione. John, è estatico. Seguirono alcuni secondi di silenzio mentre il suo corpo continuava a sussultare di tanto in tanto. Oh, è una sensazione meravigliosa. Mi sento così ringiovanito. Una pausa di diversi altri secondi. Ah, è semplicemente meraviglioso. Oh, sono pure onde di colore e di energia intorno a me che portano via tutto il mio dolore e l'indolenzimento. Ed ora mi prende la mano e mi porta via da qui. Dice: la tua anima è purificata da molta energia negativa che c'è intorno a te. Senti il senso di pace che sta arrivando. Devi concentrarti e imparare a guarire te stesso. Fece un grande respiro profondo. Oh, è una sensazione meravigliosa. Questo è un posto bellissimo per le persone che sono state molto malate nel corpo fisico. Dopo la morte vengono portate qui affinché i loro corpi astrali e spirituali possano essere ringiovaniti e guariti in questa rotonda. In seguito queste anime che non sono più legate al corpo vengono portate dai loro spiriti guida nelle diverse aree dove devono andare per imparare di più sull'evoluzione della loro anima. Formano una lunga fila, ma poiché ho chiesto di essere guarito e sono ancora in forma umana, hanno detto che andava bene se venivo per primo e che mi fosse permesso di passare attraverso la stanza. La chiamano la camera dei colori e della luce. Allora io qui farei un piccolo appunto, perché qui il soggetto, John, sta parlando dei corpi astrali e spirituali. Allora, ho imparato da Crayon nella legge dell'uno che noi abbiamo 7 corpi. Uno di questo corpo che usiamo è il corpo astrale, un altro è il corpo spirituale. Lo sapete che ogni notte noi lasciamo il nostro corpo biologico a dormire nel letto e viaggiamo attraverso le dimensioni con il corpo di luce. Dentro di noi c'è un corpo di luce. Quando facciamo le proiezioni astrali, se qualcuno l'ha fatto, è molto bello perché esci fuori dal tuo corpo, lo vedi dormire e il tuo corpo di luce viaggia con te. Puoi viaggiare attraverso i muri, attraverso ogni cosa. Non sei una, non sei un fantasma. Tu lo fai tutte le notti, solo che quando lo fai questa proiezione astrale, la differenza tra chi lo fa consapevolmente si chiama proiezione astrale e chi lo fa inconsapevolmente si chiama sogno, ok? Quando sogni, non sogni mai, vai esattamente in quei posti. Non è un sogno vero e proprio, ma tu effettivamente vai su quella frequenza. Vai, esci dal tuo corpo biologico con il corpo di luce e viaggi attraverso le dimensioni ogni notte, ma non sei consapevole.
Andiamo avanti con una domanda. È insolito che qualcuno che è ancora nel corpo fisico venga in questo luogo? John risponde sì. Il guardiano dice che molte persone si concedono questa opportunità mentre sono nello stato di viaggio astrale. Vedete, quello che parlavamo poc'anzi, i viaggi astrali sono meravigliosi, ma dovrebbero, dice, siamo qui per essere al servizio anche delle anime che sono ancora incarnate. Se volessero venire, saremmo felici di dar loro il benvenuto, perché c'è sempre un'energia amorevole che accompagna tutta questa guarigione. Questo è un posto meraviglioso e amorevole, non è niente di simile a un ospedale o qualcosa del genere. È come un bellissimo tempio, e sopra questa rotonda ci sono queste finestre di gemme. Direi che sono alte circa 2 metri e sono fatte di gemme di diversi colori. La luce si riversa attraverso di esse, rimbalza nel centro della rotonda e ti avvolge di energia. È lì che mi trovavo. Oh, è una sensazione meravigliosa, meravigliosa. Ora il guardiano dice: ti parleremo della tua salute. È molto importante mantenere un'attitudine positiva ed essere consapevole che la tua missione spirituale è di aiutare e servire le altre persone, John. Non preoccuparti dei tuoi problemi di salute. Verranno scaricati fuori dal tuo corpo, dalla tua energia positiva. Se desideri perdere il peso che hai su questo corpo, concentrati sulla forma che vorresti manifestare e sarai quella manifestazione. Sentite questo, che è molto importante per chi vuole perdere peso, ok? Dice: se desideri perdere il peso che hai su questo corpo, concentrati sulla forma che vorresti manifestare e sarai quella manifestazione. Ma è importante che tu ti concentri. L'uso dell'alcol e del tabacco non è utile per la tua crescita spirituale, quindi eventualmente queste cose devono essere eliminate dalla tua vita. Non crescerai con queste energie che si infliggono sul tuo corpo, perché sono dolorose per il corpo e per i tuoi corpi spirituali. Col tempo, se lo desideri, manifesterai tutte le cose naturali e belle che la tua anima possiede. Attirerai le energie giuste, quindi non preoccuparti della tua salute, perché noi stiamo guarendo e tu sarai guarito. Se avrai mai bisogno di tornare ancora in questo tempio, desidera solo di trovarti qui e sarai qui. Wow, questo è meraviglioso. Quindi è l'intento. Pensate che sto leggendo un libro e si parla proprio dell'intento. E come sapete già, prima di questo libro che stiamo facendo adesso, c'era la parabola di Crayon. Il viaggio verso casa. E come si chiamava il personaggio? Michael Thomas, dal puro intento. È l'intento che ci porta dappertutto. L'intento, l'intenzione. Molto importante avere un'intenzione. E quindi, dice, lui è davvero amorevole. Mi ha appena dato un grande abbraccio e mi ha detto: ora è il momento che tu lasci questa zona. Domanda: prima di andare, volevo chiedergli di queste persone che sono in fila, sono persone che sono morte per malattia? Risposta di John. Lui dice: sì, sono persone che sono morte per malattie molto lunghe, così come persone che hanno sofferto immensamente prima di morire. Sono persone che sono morte per diverse malattie, come il cancro, incidenti automobilistici e così via. Non sono davvero allineati in fila, voglio dire. C'è un senso di ordine, sì, ma non è come se fosse uno dietro l'altro. Ognuno ha il suo turno per passare attraverso questa camera di energia luminosa. Domanda: le loro guide li accompagnano attraverso questa stanza?
Risposta di John. Beh, ci sono dei guardiani che camminano in mezzo a loro. Infatti alcuni di loro sono venuti con i loro familiari. Domanda. Sono quelli che sono venuti ad accompagnarli quando sono morti? Risposta. Sì, i loro familiari le hanno accompagnati in questo luogo. Domanda. Saranno purificati, per così dire, o guariti prima di poter andare avanti altrove? Risposta. Sì, hanno bisogno di questo processo di guarigione perché ciò che hanno passato è stato molto doloroso. Domanda. E questo sarebbe il primo ordine del giorno dopo la loro morte? Risposta di John. Sì. Questa energia di guarigione è una delle prime cose che le persone sperimentano se hanno sofferto immensamente nel corpo fisico attraverso una malattia o un incidente. Questo ha causato malattia o negatività nei loro corpi eterici, quindi questi corpi eterici devono essere guariti prima di poter progredire nell'astrale e lavorare a questo livello. Questo è un luogo molto importante per queste persone. Sono condotte nel mezzo di questo spazio centrale e qui è dove tutti i raggi di luce scendono e li circondano e turbinano intorno a loro e portano via qualsiasi negatività che il loro corpo eterico potrebbe avere. Poi si riuniscono alla loro famiglia e alle loro guide che li conducono in diverse aree del mondo astrale. E qui Dolores dice che non ho mai sentito parlare di questo tempio di guarigione prima d'ora. Voglio ringraziarlo per l'informazione. John sorride e dice: sono sempre qui per servire. Questa è la mia missione, la mia vita, il mio essere, non la mia vita, il mio essere. Lui è proprio un'energia calda, radiosa e amorevole. Il suo tocco è magico. È come l'amore di una madre, sai, proprio come una madre coccola il suo bambino. È quel tipo di amore che si sente. Dice che questo è un luogo opportuno per tutte le anime che si riuniscono, siano esse incarnate o disincarnate. Dice che questo servizio e questa area di guarigione sono benvenuti a tutti. Molte persone che usano i poteri di guarigione psichica dovrebbero proiettare questa immagine perché possono essere guarite in quest'area, dice. Ora che ne sei stato testimone e ne hai preso parte, John, è importante che tu descriva questo luogo ad altre persone che potrebbero usarlo. Questo sarebbe uno strumento meraviglioso che Dolores potrebbe usare per aiutare a guarire altre persone. Lei potrebbe guidarli attraverso l'ipnosi in questo tempio di guarigione, dove noi siamo responsabili e li aiuteremo. Quindi questo sarebbe un servizio meraviglioso che Dolores potrebbe usare. Dando e condividendo in questo settore, lei sarà in grado di crescere. Questo è il messaggio che ha per te Dolores. Domanda. Te ne sono molto grata. Ci sono delle regole riguardo a chi possa o non possa venire? Risposta. Lui dice: tutte le anime sono benvenute a venire qui se sono disposte a fare il transito e il viaggio. Non tutte sono disposte o abbastanza evolute per farlo, ma se sono disposte e desiderano essere guarite, noi siamo qui per servire. Quel tempo potrebbero dover tornare a secondo della loro negatività, ma dopo aver ricevuto un trattamento, dice che la maggior parte delle anime andranno avanti, non si soffermeranno qui, di solito non vogliono tornare qui, a meno che non sia importante tornare per loro. Questa è la legge. Questo è tutto quello che ha detto. Questa è la legge. L'anima lo sa meglio. Abbiamo a che fare con i corpi dell'anima, non tanto con il veicolo cosciente. Quando l'anima è il padrone o capisce cosa sta succedendo, allora conosce la legge. Nessuno diventa dipendente da questa energia. Esi fa delle risate.
non diventano drogati di guarigione, non funziona così. Allora, se io conducessi qualcuno in questo luogo mentre è nello stato di trance, riceverebbe la guarigione attraverso questo processo se fosse disposto a riceverla? Risposta di John. Dice sì, se sono disposti, siamo qui per essere d'aiuto. Se vi sintonizzate con noi attraverso uno stato meditativo o ipnotico, siamo qui per essere d'aiuto perché questa è la nostra energia. Sarebbe molto facile per voi canalizzarla. Dice a Dolores di usarla per servire, dice. Una volta che siamo al servizio, ogni cosa si manifesta per noi. Ognuno di noi ha un talento spirituale. E per te, Dolores, questo è un modo meraviglioso di esprimere parte dei tuoi talenti spirituali. E quindi Dolores risponde qui dicendo: sembra un'ottima idea perché molte volte le persone mi chiedono consigli sulla loro salute. John dice che sarebbe un modo meraviglioso d'aiutare, metterli in trance e farli viaggiare in questo tempio di luce. Questo sarebbe un servizio meraviglioso perché non guarisce il corpo fisico quanto i corpi eterici. Questi sono i corpi che sono dentro l'uomo quando si incarna e questo è quello che vi dicevo poc'anzi, è molto bello. E quindi Dolores qui fa una considerazione, ma presumo che qualsiasi guarigione avrà un riflesso anche nel corpo fisico. Risposta di John, è così, ma la persona deve avere un senso di ottimismo positivo, questo è importante, c'è un posto d'oro qui che è davvero meraviglioso. È radioso con bellissimi disegni in oro su tutte le pareti. Ecco, io mi fermerei qui e domani partiamo da qui. Ciao a tutti.